Si è svolta a Forlì, in piazza Morgagni, l'iniziativa della UIL titolata Il futuro della sanità romagnola, un incontro organizzato dallo stesso sindacato con l'azienda USL Romagna ed incentrato sul tema della sanità, dell'assistenza in generale e caratterizzato da toccanti testimonianze di operatori sanitari coinvolti nell'emergenza Covid-19. Come è strutturato l'evento di questa sera? Dunque, l'evento di questa sera è strutturato in due ampie parti. E la prima naturalmente è un evento un po' più emozionale. Abbiamo pensato di rendere omaggio a tutti gli operatori che hanno vissuto da vicino questo periodo molto particolare, quindi tutti gli operatori che hanno lavorato nei reparti Covid. Naturalmente tutti gli operatori inclusi operatori del socio sanitario, quindi delle case di riposo, e anche quello del sanitario, quindi l'ospedale. E poi abbiamo colto l'occasione per presentare ufficialmente questa sera con noi il direttore dell'ASL, Tiziano Caradori, neonominato, quindi abbiamo pensato di fare un secondo momento un po' più politico, dedicato a quello che sarà il futuro della sanità nel nostro territorio. Questa sera, Michele, non si parlerà solo di sanità, ma di assistenza in generale. Sì, questa sera oltre ad ASL parleremo anche di socioassistenziale e sociosanitario, ecco perché tra le varie interventi ci sarà quello di una ragazza, un OS, della casa della struttura Zangheri di Forlì. Per Forlì è una struttura molto importante a cui ci preme rivolgere un pensiero, fare capire come chi ci ha lavorato in questi mesi ha garantito il servizio e ha fatto sì che per gli ospiti non si sentissero meno soli, perché per loro le OS, le infermieri, il personale sanitario e assistenziale non è solo un personale di aiuto, ma è una vera e propria famiglia, dato che molti ospiti vivono in quelle strutture. E è per fare capire a tutti l'importanza del mondo sanitario. E chiaramente durante la tavola rotonda, in particolar modo la presenza del nuovo direttore generale di ASL, Tiziano Caradori, ci permetterà di ascoltare le sue idee per il futuro di ASL, e siamo tutti in attesa di sentirle e chiaramente per noi di mettere a fuoco quelle che sono alcune questioni, alcune battaglie che per i lavoratori sono molto importanti. Testimonianze autentiche, quelle che saranno presenti sul palco? Sì, abbiamo colto un'esigenza, quella di molti operatori e operatrici di raccontare quello che hanno vissuto, perché questi mesi sono stati un'esperienza drammatica per molti e noi abbiamo colto l'esigenza di raccontarlo, condividerla, e questo abbiamo cercato di portarlo sul palco stasera. Avremo un po' di esperienze, rappresentanze, tutte di persone che sono state a contatto diretto con Covid o reparti Covid. Susanna, cosa i suoi occhi hanno visto all'interno della terapia intensiva? Ci racconti. I miei occhi hanno visto tanta paura nei pazienti perché erano soli, non avevano nessuno e noi eravamo la loro famiglia e quindi li dovevamo stare vicino e vestiti come eravamo vestiti era difficile anche comunicare con loro, quindi l'unica cosa erano i nostri occhi, perché vestiti come eravamo vestiti c'erano gli occhi che parlavano per loro, con loro. E la cosa più bella è stata quando sono arrivati i tablet e noi potevamo far parlare i pazienti con le loro famiglie. Era diventata una cosa molto intima, perché noi facevamo parte della sua intimità, perché anche noi eravamo partecipi di queste telefonate e quindi c'era un'emozione e eravamo proprio pieni di gioia, perché capivamo che andavamo verso la direzione giusta. Perché i pazienti piano piano potevano ricominciare a comunicare con le loro famiglie e questa è stata un'emozione bellissima. Lei Moreno, autista, soccorritore del 118 nel corso dell'emergenza sanitaria, un eroe, forse invisibile. Salve a tutti, sì, noi ci riteniamo invisibili proprio per quanto riguarda la nostra funzione di autista soccorritore. Il nostro impatto sull'emergenza sanitaria è stato molto devastante, perché non abbiamo mai potuto dimostrare la nostra emozione al paziente, ma solo con gli occhi. Seguivamo alla lettera le indicazioni che ci dettava l'azienda ASL e che venivano direttamente dall'Istituto Superiore di Sanità e quindi noi eravamo praticamente al coperto, diciamo, con le indicazioni come vestirci e come svestirci, ma queste indicazioni cambiavano di settimana in settimana
E quindi non sapevi mai se quello che stavi facendo era tutelativo, era utile, era sicuro. Non sapevi se veramente quando andavi a casa non portavi niente, non contagiavi la famiglia, i figli. E quindi il timore c'era di non essere in grado di gestire proprio la sicurezza al 100%, perché questo nemico non lo vedevi, lo potevi sentire appoggiato su un braccio, sentire appoggiato su un calzare, su un guanto, anche se ne portavamo più paia sulle mani, però non eri mai sicuro al 100% che non ci fosse lì vicino a colpirti. Non potevi toccarti la faccia, non potevi strofinarti gli occhi, non potevi soffiarti il naso, quindi c'erano dei gesti quotidiani che alla fine sono venuti a mancare e ti obbligavano a vivere un po' come un automa in queste 12 ore di lavoro, che noi facciamo i turni 12 ore. E quindi l'impatto devastante è quello. Io quando uscivo di casa dicevo con mia figlia e mia moglie: se tutto va bene torno a casa, se no per 14 giorni mi sentite per telefono. E poi alla fine sono rientrato fortunatamente. Noi in Emilia Romagna abbiamo avuto 44 casi di autisti soccorritori positivi, un decesso e 3 ricoverati. Tutto sommato siamo una delle regioni più colpite, ma con meno autisti contagiati. Questo sì, vuol dire che siamo stati bravi a seguire le indicazioni, ma abbiamo anche avuto molta fortuna. Attraverso la sua testimonianza, Maria, diamo voce alla Casa di Cura Zangheri di Forlì. Mi allaccio un attimino al discorso della mia collega. Cosa vuol dire essere OS in casa di cura? Perché non è come l'OS in ospedale. Noi siamo quasi una famiglia per loro, anzi siamo come una famiglia, e abbiamo cercato sempre di dare il massimo, ma soprattutto dargli tanta tanta solidarietà nel momento in cui sono venute magari i parenti per ovvi motivi. E come dicevamo prima, avevamo tanta paura anche noi, ma proprio tanta, e cercavamo di nasconderlo molto spesso agli ospiti per non fargli capire la gravità delle cose, perché loro chiedevano tutti i giorni, chiedevano. E che dire, tanta paura anche quando abbiamo visto un attimino le nostre colleghe ammalarsi, perché non riuscivamo a capire come, perché cercavamo in tutti i modi di usare correttamente i presidi nel momento in cui c'erano, perché anche quelli all'inizio sono venuti a mancare. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo provato di tutto pur di tutelarci. Ce l'abbiamo fatta, sono sincera, ce l'abbiamo fatta, siamo contentissimi di come sono andate le cose. Ci dispiace tantissimo per chi è venuto a mancare, perché noi li conoscevamo la storia della loro vita, conoscevamo i loro cari, quindi ci è dispiaciuto tantissimo. Magari anche noi non siamo riusciti a salutarli come volevamo. Però che dire, adesso andiamo avanti per gli altri e cerchiamo di essere una buona squadra come sembra. Giuliano Zignani, questa sera il lavoratore è al centro del dibattito. Sì, mettiamo al centro il lavoratore, soprattutto in un periodo che abbiamo, speriamo, appena terminato, che è quello del Covid e di tutta quella che è stata l'emergenza nel nostro paese, anche in Romagna, in Emilia Romagna, dove i lavoratori sono stati comunque un punto di riferimento per quel che riguarda i cittadini e per quel che riguarda le persone che, ahimè, purtroppo hanno contratto questo virus. Li mettiamo al centro non solo per ringraziarli per quello che hanno fatto, ma soprattutto guardando alla sanità del futuro, a partire da quello che sarà ed è già il nuovo direttore generale, e cerchiamo di capire qual è l'idea che c'è di questa grande ASL di Romagna, che è una delle più importanti a livello nazionale. Quali le richieste avanzate dalla UIL di Forlì alla dirigenza dell'azienda USL della Romagna? Beh, guarda, con una battuta, ristabilire un clima in una grande realtà. Mettere assieme 4 grandi realtà non è stato facile, non è facile. E soprattutto ristabilire un clima di rapporti, anche di relazioni col sindacato, con i lavoratori, con le lavoratrici, con gli operatori, quel clima che in questi anni purtroppo mano a mano è venuto a mancare. Direttore, cosa garantisce l'azienda USL Romagna ai propri lavoratori?
Ma dico in generale, vuol dire a tutti i colleghi, vuol dire sia sanitari che amministrativi o di supporto, quello che l'azienda deve cercare di garantire in tutti i modi sono delle condizioni di lavoro che li mettono in massima sicurezza, che siano massimamente, vuol dire, rispettosi dei diritti contrattualmente previsti. Questo non solo ed esclusivamente per una questione, diciamo, di rispetto delle regole del gioco, che non è pur poca cosa, ma semplicemente per un elemento sostanziale. Nei servizi alla persona sono le persone che fanno la qualità e conseguentemente, per quel che c'è rimasto in me di medico, ormai io non posso contemplare un servizio di assistenza e di cura senza che colui che la eroga sia messo nelle condizioni migliori possibili dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista della libertà espressiva, la dialettica che serve costantemente a migliorare le condizioni di lavoro e conseguentemente la sicurezza, la qualità, l'empatia dell'assistenza che noi diamo ai nostri concittadini.